Signor Pavino, siamo online. Va bene? E cominciamo appena vai già. Era champagne. La masturbazione come questione morale, sessuale e seria è un fenomeno moderno. È il prodotto dell'illuminismo profano, una parte di una nuova etica dell'io. Tale è la tesi che sostengo. Nell'anno 1710, in quegli anni, nel decennio che ha visto l'edizione dei primi romanzi di Daniel Defoe e ha conosciuto i primi crack in borsa in Inghilterra e in Francia, è apparso un libro intitolato Onania, di un autore anonimo che identifico come il pornografo e chirurgo ciarlatano John Martin. Questo testo oscuro arrivava sino a cambiare per sempre la percezione del sesso in solitario. Martin non si è accontentato di affermare che la masturbazione era il peccato di Onan, dandogli per la prima volta il suo nome moderno di onanismo. E in maniera ancora più disturbante, pretendeva che questo peccato causava dei gravi problemi fisici. E guarda caso, appunto come la guardia, no? Ha pronto il rimedio, e guarda caso il dottor Martin aveva una panacea per guarire i misfatti della masturbazione. Il commercio nutriva la sessualità nello stesso tempo in cui si nutriva di essa. È un prototipo del DSM, il manuale dell'Associazione Psichiatrica Americana, che da 50 anni canonizza le presunte malattie mentali. In effetti, no, crea la malattia e poi vende l'antidoto. Questo è il business psicofarmaceutico. Curioso che sia in atto anche nella valutazione della masturbazione, che va dal punto più alto al punto più basso. Tutto questo e ben altro nel libro di Thomas Lacœur, Sesso solitario, storia culturale della masturbazione, edito da Saggiatore nel 2007, e l'edizione originale inglese è del 2003. L'altro libro importante che ha scritto questo storico è La fabbrica del sesso, dove per inciso è questione della fabbrica della differenza dei sessi, che non è comunque la differenza sessuale. La masturbazione passa da malattia a cura, da veleno a rimedio. Questo è un effetto dello scettro del potere, alias principio di autorità, principio totemico, che decide sovranamente che cosa è bene e che cosa è male, che non sarebbe dato da una distinzione naturale, come ha ben notato Freud nel suo libro Il disagio della civiltà. Stessa cosa è accaduta per l'omosessualità, che dal 1973 non è più una malattia rubricata nel DSM e che tra l'altro è stata tolta per la contestazione gay e non perché abbiano trovato altri riferimenti teorici gli psichiatri. Quasi stessa cosa con l'isteria, che è stata tolta
nel 1980, lasciando una compagnia minore di malattie, per non trascurare il business. È stata tolta temendo che il movimento femminista duplicasse la contestazione omosessuale. Thomas Lacœur risponde parzialmente alle sue stesse domande. Come è successo tutto questo? Che cosa c'è di così disturbante e, ancora una volta, di così non disturbante nella masturbazione? Tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XIX si è passati dal modello del sesso unico al modello di due sessi. Ancora in Freud la libido, l'energia sessuale, era solo maschile. A proposito del nuovo modello, ha fatto storia il secondo sesso di Simone de Beauvoir, e in tal senso andrebbe letto e riletto anche questo sesso, che non è un sesso, di Luce Irigaray. Lacœur non pone obiezioni teoriche, ma storiche. Non si capisce bene se si discosti dall'organicismo. Siamo ancora nel biologismo. Il genere, come si chiama nel mondo anglosassone, le qualità culturali della mascolinità e della femminilità, trova il suo fondamento nel sesso come concetto biologico. Da Dio alla ragione biologica? Eppure la biologia, anche oggi, è una teobiologia. Potrei precisarlo? La differenza sessuale spiegherebbe la differenza di genesi, la differenza di genere, e invece è solo una fantasmatica. La storia, come disciplina, è una branca della fenomenologia. Vede, non ascolta. Quindi non può vedere ciò che è dato come significazione nell'immagine. Non può che attenersi alla misura dell'immagine, al canone, che era proprio una canna di misura. Lacœur si mantiene nella sua posizione di storico e non si interroga su altro. Lo afferma lui stesso nell'introduzione all'edizione francese, che è quella che abbiamo letto. Qual è la natura della masturbazione? Vale sempre l'ipotesi del piacere sostitutivo di Freud? La via parallela? Un approccio senza viaggio, come nello pseudo viaggio della droga? Un piacere disancorato dagli obblighi sociali? Un crack erotico? Queste sono varie ipotesi che cita, più che esplorare, Thomas Lacœur. Quella che proprio non tocca è la teoria di Freud, che la coglie solo come una fase dell'infanzia che a un certo punto va dismessa. La masturbazione moderna è quindi nata come un business. Occorre annotarlo con precisione, come si intende appunto dalla lettura dell'introduzione francese. Prima viene creata la malattia, il veleno, e poi viene creata la cura, l'antidoto, poi diviene droga euforizzante, come conferma il libro a proposito della sua assunzione giubilatoria da parte di frange di artisti, di femministe e di omosessuali. Quando Thomas Lacœur dice che la masturbazione nasce come fenomeno culturale nel 1712 con Onania, e questo, per parole sue, il pezzo principale di un programma di polizia dell'immaginazione. Dovremmo dire solo una questione normativa, e questa normatività produrrebbe un business. È quel che c'è appunto in questa breve e condensata introduzione. La polizia, infatti, è un epifenomeno del principio di autorità.
forse non tanto in modo ironico, Thomas Lacœur dice che la masturbazione è anche il primo vizio democratico delle uguaglianze, delle chance, ovvero ciascuno confrontato alla masturbazione è paritario e egualitario. Mi pare decisamente ironica come questione. Appunto, l'indagine, che non prosegue Lacœur, verte sull'asse che, spostandosi, dice ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è normale e ciò che è anormale, e che culturalmente e quindi politicamente, e quindi rispetto alle logiche del potere, alla gestione degli umani nel pianeta, favorisce un gruppo piuttosto che un altro, un amico presunto piuttosto che un nemico presunto, all'inizio, al cominciamento. La masturbazione cambiò nuovamente di valenza nel corso dei 40 o 50 anni ultimi del XX secolo. A partire dagli anni 50, nutrendosi di femminismo degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, delle guerre ulteriori del sesso, e poi del movimento gay mondiale dell'ultimo quarto di secolo. E così la masturbazione diveniva un'arena della politica sessuale e dell'arte attraverso un largo spettro della società. La masturbazione divenne allora una pratica dell'autonomia individuale e dell'energia sessuale, uno strumento di libertà o, nello spirito di alcuni, un segno di abbassamento e di disperazione. Il piacere che ci si dà vacilla tra l'utopia e il suo contrario. Insisto, c'è la stessa oscillazione di veleno-rimedio. C'è chi ha veleno, risulta rimedio. Quel che è un rimedio poi risulta un veleno. E così anche la presunta discriminazione tra droga e farmaco. Prima l'eroina è inventata come una medicina, come un farmaco, poi risulta una droga. E per altri è una grande medicina ancora. La questione del potere, del fallo, è solo sfiorata con l'esempio provocatorio di Linda Benglis, che fornisce un fallo all'artista donna in modo da deridere gli artisti maschi che ne rivendicano il monopolio. Linda sbraita e raglia, questo nel testo, raglia, contro l'idea stessa di fallo. Il fallo è un mysterium tremendum. Basta fare un giro nelle ville pompeiane per rendersene conto. A cotanta sfida di Linda Benglis potremmo anche noi autorizzarci a dire: ma che cazzo è questo asse centrale che distinguerebbe il bene dal male, gli uomini dalle donne, il normale dall'anormale, e il buono dal cattivo, il veleno dal rimedio? E che cos'è questo asse che divide il lavoro, che farebbe la divisione sociale del lavoro? Che cos'è questo asse? Ne parleremo nel libro di Wrangham sull'invenzione del fuoco. Cos'è questo asse che dividerebbe gli uomini dalle donne al punto che permette a questo antropologo serissimo che insegna a Howard di dire la divisione sessuale del lavoro in famiglia, dandolo come qualcosa di strutturale e di non fantasmatico? Ebbene, questa questione del fallo è avversata, ma non c'è ancora chi, per dire così, dall'interno quasi, quindi anche da parte degli intellettuali che razzisticamente possiamo definire maschi, ponga questa questione e ne dia soluzione. Quando noi leggiamo i testi degli analisti, dei giuristi,
dei matematici, degli storici, dei filosofi, per lo più l'ipotesi di questo albero del bene e del male, di questo asse di spartizione, di questa spada, di questa potere della mente in Charles Sanders Peirce. Ebbene, possiamo anche dare una via differente a questa esplorazione. Non la troviamo nel sobrio storico Thomas Laqueur, che appena appena, no, con la sua histoire culturelle della sessualità, con la sua storia culturale della sessualità, competerebbe, guarda caso, con niente proprio di meno che con Michel Foucault. La gestione della masturbazione rientra nella più ampia gestione sociale della colpa, come nel caso dell'omosessualità, maschile o femminile, dell'uso delle sostanze, farmaci o droghe, persino dell'abbigliamento, persino nelle maniere a tavola, buone o cattive, per l'appunto. La lettura storiografica di Freud manca il bersaglio. Freud sulla questione resta integralmente da leggere, e quindi l'archivio stesso di Thomas Laqueur è da leggere, è quel che abbiamo cominciato a fare. Ecco come conclude Thomas Laqueur, potenzialmente autarchico: il piacere sessuale solitario tocca la vita intima dell'umanità moderna, in modo che non capiamo ancora. Rimane sospeso tra la scoperta di sé e il ripiegarsi su di sé, tra il desiderio e l'eccesso, l'innocenza e la colpa, come nessun'altra forma di sessualità oggi. Ebbene, noi cominciamo dove Thomas Laqueur si ferma. La ricerca è tutta da fare. Termini come la scoperta di sé, il ripiegarsi su di sé, il desiderio, l'eccesso, capiamo che senza il contributo della psicanalisi, non dello psicanalismo più o meno dotto o selvaggio, è essenziale. Lui lo dice, che noi non capiamo ancora. L'indagine su questo presunto asse che permetterebbe di capire il significato delle cose, di discriminare il bene dal male, sfiorato e forse anche a vario titolo toccato da teologia, filosofia, psicanalisi, è ancora tutto da leggere e non da rileggere. Il sesso in solitario, Thomas Laqueur, il saggiatore.